Ma ciao bellissimi, sono Grax, siamo tornati su Clash Royale, le promesse vengono mantenute, però attenzione, oggi no 2.6, siamo un attimo bloccati, perché c'è la nuova challenge speciale di questa stagione del mini pecca con il super mini pecca. Io non ho visto nulla, nessuno spoiler, voglio testarlo, lo proviamo, penso che apriamo pure qualche bauletto, quello tattico degli stendardi, perché da quanto ho capito non si possono trovare doppioni, quindi... più ci portiamo avanti, più probabilità di trovare roba rara avremo. E se in futuro uscirà una stagione magari dedicata al domatore, togliendomi tutti quelli facili, rari, eccetera, troverò direttamente quelli rarissimi e mi farò lo stendardo del domatore. Non fa una piega, boys. E chissà se arriverà il super domatore di cinghiali. Intanto vado con questo da 300. Così per iniziare vi chiedo like. Mamma mia, ragazzi, lo sfondo delle farfalle, cioè, lascia molto a desiderare, ma c'ho 10.000 gemme, quindi poi eventualmente ne prendiamo altri, non vi preoccupate. Lasciate 10.000 like, iscrivetevi, campanella, codice Grax alla fine dello shop di Clash Royale, ma vale anche per tutti quanti i giochi Supercell se volete supportarmi. È arrivato il momento di fare un test direttamente in quella serie, non quella dove devo perdere all'infinito. Tra l'altro, sfida della super mini pecca, ma il mini pecca non era maschio? E la pecca femmina? Boh, vabbè, comunque, mi unisco. Ah, ma si può, ragazzi, creare il deck, non è strategica. Dicevo, non giocherò al 2.6. Mi sa tanto, ragazzi, che il 2.6 lo giochiamo. Il golem del ghiaccio non lo metto, ho confermato, se vola. Che succede, ragazzi? Che cosa succede? C'è addirittura l'audio Pancakes, bellissimo. Ma lo utilizzo così? Io già mi ricordo la super strega che la metto. Non ho capito. Non riesco a commentare, raga, ma di che sta... Fa danno singolo, ma droppano dei pancakes che curano. Come si ferma? Ma ha tirato una botta sulla torre? Ma chi è che li droppa questi? Non ho capito. Chi è che droppa i pancakes? Cadono a caso. Oddio, raga. Ma ho visto bene con una spadata. Te killa un gigante royale. Non ero assolutamente preparato a questo. Io posso tirare, penso, una fireball eventualmente. Esatto, veloce. Porca miseria, non ho chiappato. Fermate! Devo abbassare l'audio perché forse è troppo forte. No, fermate, mini pecca contro mini pecca. Hai tato il suo, ma io dovrei... non perdere la torre. Ma attivato addirittura la centrale. Ragazzi, cosa io stare vedendo? Non ci sto capendo. Una mazza, l'ho fermato. Cannone tattico, non voglio perdere la torre. Ma le partite durano un secondo in questo modo. Occhio a quella pirotecnica che non viene. Insomma, viene quasi difesa, eh. Mo quindi io qui devo mettere una roba del genere. No, la difesa. Togliermi di pecca, ok. Sciotta con un colpo, regà, non sto scherzando. Domatore davanti. È una cosa che non può essere, diciamo, compresa. Quello lo togliamo. Mini pecca che va sotto torre, ma riesca ad aprire la torre con una spadata. Allora, non c'è della bravura in tutto ciò. Sbaglio se dico questa è la carta più rotta di sempre. Cioè, il super mastino era una nocciolina in confronto. Questo qua non c'ha un minimo di senso logico. One shot a tutto. Il golem non si può mettere. Il gigante elettrico non si può mettere. Bene, col domatore top, ragazzi. Lasciate questo mini pecca al posto del golem del ghiaccio, che costa solamente 5. Ma sì, ragazzi, considerate che ci può anche stare. Perché questo mi sta a tirare tutti questi spiritelli? Non sto capendo. Ci potrebbe anche stare per un costo di 5 al posto di una strega, di un maghetto normale. Più o meno è la stessa quantità. Solamente, aia, questo mi ara la vita. Perché poi come lo fermo? Considerando che me lo va pure a cura. Un attimo che pushbacko, cerco di portare avanti il pecchino. Se riesco sarebbe top colpire e buttarlo giù di corsa.
Mamma mia, raga, che sto a vedere. Mamma mia, raga. Forse era meglio mettere il mini pecca, non lo so. Comunque lo riesco più o meno a difendere. Ci metto gli scheletrini, faccio più danni possibili. Secondo me si può fare. Lui recupera l'Isir. Certo, pure il ciccio deck è una buona soluzione, perché poi c'è un sacco di truppette che rompono le scatole. Io lo metto come push. Ci metto pure il domatore, così va dritto. Lui mette il suo. Veloce log, veloce log. Corri il log, buono quel log, ragazzi, veloce, mini pecca avanti, viene curato, basta una botta sull'altro, e si gode lo shottato, sotto torre. Diciamo che la Skarmi funziona forte in questa mappa, in questa modalità, termini di Istanbul, ovviamente. Però ne metto un altro, ok, ha sprecato tre, vado forte con un altro log, quello viene frizzato, l'ho tirato giù, log. Ragazzi, non riesco a commentare. E io mi dispiace, pensavo di portare un contenuto top, ma questa è la cosa più rotta che io abbia mai visto nella storia delle cose rotte. Capito? Cioè, andiamo pure oltre. Mamma mia, un attimo che devo fermare con degli scheletrini molto veloci. Veloci con lo scheletrino. Posso andare a fare tre corone? Mi consentite di fare tre corone con il doppio mini pecca? Lo posso fare, cioè... Tu come lo fermi questo push? Scusami. E poi troppa. Cioè, sti pancakes che cadono all'infinito, un disastro. È un video incredibile. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, vi giuro. Neanche se me l'avessero raccontato e spoilerato. Andiamo avanti. Bella quella strega. Carinissimo, ragazzi, quell'overlay. Mo, quel tag, come si chiamano, raga, quello standardo lì. Ma se può sbloccare la strega? Allora dopo rishoppo, faccio sta partita e rishoppo. Ma chi è che li droppa? Non capisco. Ma basta cliccare la... Ah no, ok, non basta cliccare. Comunque, super mini pecca, al momento il 2.6 deck clamoroso, aggiungerei. Metterei moschettiere. Occhio a quel mago. Devo un attimo pushbeccarlo. Ok, si sono uccisi tra di loro. Se l'avessi pushbeccato, probabilmente il domatore, il mio mini pecca, vinceva. Con lo stun. Domatore e moschettiere. 2.6 standard. Fino a qui non te sbagli. Tiraci una curetta, no? Speriamo nella curetta. Li stanno droppando da altre parti. Domatore comunque che qualche danno lo fa. Potrei mettere il mini pack e pulire tutto. Però c'ho paura che lui mi mette il suo e poi dopo non riesca a difenderlo. Andiamo con calma. Ho visto che il cannone comunque fa un sacco di danni. Ah, ok, fa di danno 120.000. Bene, ragazzi, ho appena scoperto che fa 120.000 e c'ha 1.500 di salute. Interessante la situazione. Quindi, in teoria, basta tirare un loghetto. Ok, bene. Possiamo dire bene. Possiamo dire bene. Se riesco a predictare qualcosina... 120.000 di danno, che fai, te ne privi? Se so killati tra di loro, però il domatore ha fatto il suo. Io andrei con calma con un moschettiere e sono totalmente sconcertato di quello che sto vedendo. Bellissime queste sfide a tema, ne dovrebbero fare molte molte di più, perché sono stradivertenti. Mini pecca messo, peccato che mi prendo la spadata, però easy one shot. Metterà probabilmente il suo, curamelo, ti prego. Ci ho sperato per un attimo, me lo sta curando, Sacco dei pancakes. Ma io credo che andrò a tirare un altro mini pecca. Oppure potrei fare tipo la combo. Guardate che roba. Domatore a destra, mini pecca sulla sinistra. E si va a distruggere malissimo la torre. Tiè, quella è shottata per forza. Quella, ragazzi, è easy shotting. Quella è easy shotting. Perché ci ho tirato la fireball non lo so. Però c'è tiro un log. Ce ne stanno tanti, Io non so che uscirà fuori da sto video. Vi prego solo di lasciare un like, di iscrivervi, di attivare la campanella per altri contenuti del genere. Andiamo avanti con il masteraggio. Ma posso vedere altre statistiche? Cioè magari dalla collezione e sotto c'è sta il super mini pecca? No. Oppure dalle leghe? Perché di solito le incastrano anche nelle leghe. Non mi ricordo se all'Arena 8 c'era sempre la leggendaria... Quella bugged, vediamo un po'. Arena 8, no, mi sembra di no. Non ci sta, come faccio a vedere le statistiche? Da replay probabilmente. No, potrei collezionare questa carta. Non so se c'è un modo per vederlo, ragazzi. Ma vabbè, comunque, fighissimo. Prima di fare l'ultimo match andiamo a ritirare al volo i premi, perché ho fatto una carrellata di corone e si va a godere. Dammi sti bauli, prendiamoci le ricompense, quelle gratis. Non penso di shoppare questo pass, salteremo direttamente al successivo. Ok, la strega sta lì. A sto punto speriamo di beccare buono quel pecca e non lo standardo delle spade. Dai, a 3.50. Please, uno buono! Te prego! Ok, il gran cavaliere che non è che mi piace più di tanto, però
è una rara, mi sembra, quindi abbiamo solo i rarissimi e i facili da trovare. Altra cosa, ma il baule che scade tra 13 giorni, quando ritornerà, mi resetterà, spero, il costo delle shoppate, perché così ogni volta che escono standardi nuovi significa bisogna andare a caricare sempre di più. La butto là e poi non so se ci stanno delle informazioni. Dato che c'ho quasi le gemme, faccio pure un'altra shoppata, uno di quelli rarissimi, te prego. Dai! Ok, il gigante d'ossa. Voi fatemi sapere se li devo shoppare tutti, ma tranquilli, li posso shoppare tutti perché sono contenuti estetici, dipende da voi. E io, ragazzi, dato che mi è piaciuta, faccio pure un'altra partita. Poi li rimodificherò, io c'ho il badge del creatore, sistemeremo tutto, non vi preoccupate. Mi piacerebbe tanto masterare il domatore, aia. Fermi, perché va difeso con più roba possibile, altrimenti non la raccontiamo. E so sincero, la vedo molto complicata, perché sicura cannone colpisci, fortuna c'ha 1500, 120.000 danni, roba che non esiste. Sono riuscito a non morire e riparto al volo con il mio più il domatore, sarebbe sì raga, domatore super mini pecca. Ma tipo il golem, tutte quelle truppette lì, tutte quelle truppone lì, ci pigliano pizze e basta. Tornado buttata, buono quel mini pecca, viene curato, resisti mini pecca. E il domatore comunque ha fatto il suo. Guarda che danni. Buono come il pane, come il pancakes, ci stava di brutto. Loghetto goliardico per pulire, e quello lo salutiamo. Vabbè, 1500 è counterabile, con la scarma e gli scheletrini ci sta. Il 2.6 è sempre il top deck su qualsiasi situazione. Eppure infuriato, quindi può passare avanti, spero di yes. Però il moschettiere viene curato. Buoni quei danni. Io qui vado con il mio cannone molto chill. Tanto quello, se si danno una spadata magari. Scheletrini. Buone quelle frecce, log. E ci siamo. Ok. E ci metto il mio di nuovo. Spingi super. Bello potente con il congelino. Ma è di una cillezza. Passatemi il termine. Buoni quegli scheletrini tolti. Però mi sa che non riesco a tenerlo in vita. Vabbè, c'ho il moschettiere sotto. Moschettiere sottotorre, ragazzi. E quindi si va sulla parte di sinistra. Vai che ne metto un altro, lui ha sprecato tantissimo. Scheletrini contro scheletrini, strega madre distrutta. Super mini pecca, super mini pecca. Ci metto il congelino. Vai, log tirato a gatto, veramente. Buono quel log, buono quel log. Peccato che non pulisco tutto. Basta una hit, una hit, una hit. Cioè, se fai meta, 3, 2, 1, tanti saluti. Ragazzi, like, iscrizione, campanella. Non avrei mai pensato di poter registrare un video del genere su Clash Royale. Conto su di voi, sul vostro supporto. Se volete un comeback dei Grax con le live, eccetera, io comunque i contenuti li porto. Pure se la situazione è letteralmente schiantata, ma proprio di tutti quanti i giochi Supercell. Perché ripeto, ok che non arrivano aggiornamenti buoni, ma parliamo comunque di Clash Royale, c'ha 6 anni, Brawl Stars 4 e i Day 10, di cui oltre il livello 50 diventa un lavoro. Già ne abbiamo parlato, ragazzi, è distruttivo. Poi d'estate gioca un'ora la mattina, un'ora la sera, tutti i giorni, più un accesso ogni ora, è il delirio. Clash of Clans c'ha 10 anni, sono tutti giochi abbastanza datati che li abbiamo spremuti, rispremuti. Aspettiamo qualche gioco nuovo, non so se l'avete visto. Bumbic Frontlines è in preordine, preregistrazione, preordine, non c'entra niente. Vedremo, io aspetto il supporto. Un bacio, ciao belli, ciao ciao.